E calcio è un'altra cosa. Mi dispiace perché la squadra ha dimostrato di essere una grande squadra contro una grande squadra come Pescara che è forte davvero perché c'è tanti giocatori forti, però noi alla fine meritiamo qualcosa in più noi. Mi dispiace solo per questo. Io ho visto così, poi se non ci vedo perché ho qualche cosa non vedo, però lo sapete anche voi, dai, peso con la mano, non è quello. Io ho detto anche quello da annullare. Io ho detto, io non sono, quando giocavo ho sempre cercato di essere onesto con tutti, io ho detto anche il presidente, secondo me il nostro secondo gol poteva anche fischiare, ma questo ragazzo con la mano, se uno non ci vede ora come me, è difficile non vederlo. Sì, però non mi ha andato, non è che è stato un bel spettacolo, due squadre che hanno giocato a calcio, faccio i complimenti per Pescara, ma faccio anche i complimenti alla mia squadra perché ha dimostrato di essere una grande squadra. No, ma è bellissimo, sono stato. Anche in campionato, ma c'è una grande partita con la squadra, c'è un pizzico di delusione, no? No, dispiace perché abbiamo trovato una squadra fortissima come Pescara, però noi siamo di qua a fare la nostra partita, credo l'abbiamo dimostrata in campionato anche oggi. Secondo me meritavamo noi come meritavano loro, però il calcio. Mattistello non stava bene, abbiamo dovuto rischiare perché è un giocatore molto importante e mi ha fatto giocare un altro. Concilia la carriera, senti, voi quest'anno qui a Pescara avete giocato delle ottime partite, però nella stagione regolare la Carrese è stata la squadra che con la Fermana e mi sembra il prossimo ha raccolto meno in Sì, su quello sì, però in casa credo che abbiamo fatto 34 punti come. Sì, no, in campionato poi non abbiamo fatto anche 34 punti in casa, è stato 13 risultati fino dopo in Modena e Reggiana è quella che ha fatto più risultati. Fuori casa ci è mancato qualcosa, però. Sì, oggi siamo qui a giocarci i playoff che Pescara, fino adesso vediamo che abbiamo fatto un bel lavoro. Abbiamo tanti giocatori fuori, le ultime due partite abbiamo avuto 4-5 giocatori titolari fuori, non voglio che dire che chi ha giocato, secondo me chi ha giocato ha fatto anche meglio, però quando ti manca i giocatori importanti fai più fatica e credo che la squadra è un po' accusata di colpo, però oggi sì, ho visto la Carese che mi piace a me. No, 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 ma anche quell'altra volta quando siamo venuti in campionato ci hanno fatto la prova. A me mi piace questo stadio, mi piacerebbe ancora di giocare dentro, però all'Esaleno è un grandissimo stadio, faccio i complimenti al presidente, che è una persona seria. Mi dispiace, l'ho detto, perché noi siamo venuti qua per giocarcelo e fino alla fine il sogno è finito oggi, però va bene. Ma piace, ti è che non piace allenare Pescara, ma io che sto bene a Carrara, ho un anno di contratto, spero di rimanerci e continuare il mio percorso. Sì, io è il primo anno che alleno, io l'anno scorso sono arrivato a 3 partite alla fine, ho cercato di salvare la Carrarese, sono riuscito, quest'anno siamo arrivati dai primi 10, vuol dire che con tanti giorni, perché noi da 15-20 partite giocavo con 7 ante, giocatori che venivano dalla seconda primavera, qualcuno che è stato preso all'ultimo, credo che alla fine il lavoro si è visto, però faccio i complimenti alla società, faccio i complimenti ai tifosi della Carrarese perché poi sono stato sempre vicino, anche in momenti difficili e siamo stati bravi tutti. Forse anche il suo carattere che riesce a trasmettere, soprattutto ai giovani, quella grinta, quella forza che lei ha in mezzo al campo, questo fa una grande differenza. No, ma perché gli do un po' anche della mia esperienza, dove sono arrivato, cosa ho fatto della mia carriera, come sono arrivato. Poi ci vuole anche qualità e calcio, perché poi le chiacchiere, però cerco sempre di aiutarli e stargli vicini, anche quando in momenti difficili, alla fine hanno fatto un grandissimo campionato, più di questo secondo me non potevamo fare. Ragazzi, questo è un altro campionato, sono 24 di 5 squadre, sono tutti forti, noi l'abbiamo incontrato tutti, c'è l'Entella, c'è Cesena, ci sono squadre, Pescara è uno di questi, Pescara ha una rosa importante perché ha tanti cambi davanti, io mi ricordo in casa con noi ha tolto 3 attaccanti, ne ha messi 3, giocatore di alto livello, credo che Pescara se la può giocare con tutti, ma può perdere anche con tutti, perché calcio è questo qua, non è, ne vince uno, però gli faccio in bocca al lupo, oggi hanno fatto una gran partita.
però anche noi ci meritiamo qualcosa in più. Lei diceva da un altro anno di contratto a Carrara, però i contratti non è che vengono rispettati sempre. Ma io ti dico la verità, io sono una persona molto seria. Io quando firmo, ma io quando firmo una cosa, mi cacciano. Allora lì non posso fare nulla, però io quando firmo qualcosa rispetto i miei contratti. Se arrivare una richiesta importante con tutto rispetto per la Carrarese? Ma perché guarda, la Carrarese è una squadra importante, perché gli ultimi 4-5 anni la Carrarese siamo fatti i playoff, è andata a fare uno spareggio a Bari, è una città che sta migliorando, stiamo cercando insieme con il presidente di fare un percorso. Poi io dico sempre, per diventare giocatore c'è un percorso, per fare allenatore c'è un percorso. Io è un percorso che ho cominciato quest'anno. Speriamo più avanti di trovarci a qualche altra parte, ma più avanti. L'obiettivo è essere nella Serie B, cioè in questo percorso? No, l'obiettivo è quando io ho giocato il primo anno in Serie A, l'obiettivo è quando sono andato in... No, ma la società è una società seria, abbiamo una società molto seria noi è una società che punta molto sui giovani, può crescere anche il presidente, stanno cercando la struttura, stanno cominciando a fare lo stadio, c'è tante cose per migliorarci, poi ho detto, poi mi siederò con il presidente e cerchiamo di valutare tutte le situazioni. Se a me mi dice che ho fatto un bel lavoro e sto bene lì, a me mi fa piacere.